Buonasera, benvenuti ad un altro appuntamento con Voci di Moda, Eventi e Culture. Partiamo dallo studio 3, quindi ogni volta noi cambiamo. Abbiamo degli ospiti come sempre interessantissimi, oggi poi ve li presenterò, però oggi diamo la palla come sempre a Bertoni perché è anche il suo compleanno. Quindi tanti auguri e parte tu Marcello, dai. Ma perché l'hai detto a tutta Italia? Io volevo tenerlo segreto. I tuoi 45 anni vanno... Sì, portati male, però vabbè, lasciamo me. Niente, vedi, vi ho portato anche i cannoncini, so, non so le più, perlomeno. Festeggiamo in maniera un po' diversa. Beh, Bracchi fortunatamente di mezzo ci ha iniettato con i suoi cannoncini questa puntata, va? L'altra volta avevamo solamente parlato, oggi ci addolciremo anche la giornata. Benissimo, vabbè. Ottimo. Allora, puntata 71, vedete davanti a me tre ospiti importanti. Al centro abbiamo l'avvocato Paolo Regina, segretario generale della Confcommercio di Cremona, nonché fresco giallista, tra l'altro il suo primo libro è già un grande successo. Poi abbiamo due splendide presenze, direttamente all'antico benessere, c'è un motivo, Alessandra Canali, buonasera, benvenuta, buonasera. E Elena Bulgarelli, ciao. Buonasera. Precisamente ciao. Alessandra Canali, event manager di Antico Benessere, che è questa meravigliosa location che abbiamo parlato la volta scorsa, in quel di Badalasco, frazione di Fara Girardanda in provincia di Bergamo. E poi abbiamo Elena Bulgarelli che è la marketing manager, quindi due persone importanti. E ci sono perché parliamo anche di un evento importante, ma andiamo per gradi. Allora, avvocato Paolo Regina, intanto segretario generale Confcommercio di Cremona, due parole prima sul commercio in generale. Beh, il commercio generale sta affrontando e sta cercando di passare attraverso una fase di grande transizione, perché il commercio come lo immaginavamo, lo conoscevamo 20 anni fa è completamente finito e cambiato. Adesso non ci sono soltanto i competitor fisici, ci sono i competitor virtuali, i competitor sul web, per cui un commerciante deve avere a che fare anche con questi grandi colossi che vendono attraverso il web, con la grande distribuzione e quant'altro. Però detta così potrebbe sembrare una sorta di battaglia senza speranza, esatto. No? I tempi stanno cambiando e quindi il commercio tradizionale è destinato a morire. In realtà non è così. Bisogna, come in tutte le grandi trasformazioni epocali, cogliere quelli che sono i segnali e cercare di interpretarli per poterli portare anche all'interno della propria attività tradizionale. Per esempio, ci sono tantissimi negozianti tradizionali, piccoli commercianti, magari nel settore della moda o in altri settori, che utilizzano proprio i canali web, i canali di commercio online, per poter vendere i propri prodotti, perché lo sanno fare. Articoli di moda, Amazon per esempio non è soltanto uno strumento contro, può anche essere, se usato bene, se conosciuto, uno strumento che serve a portare paradossalmente in tutto il mondo quelli che sono i propri prodotti, mentre prima avevamo il nostro cliente che era il cliente del paese o della città o del quartiere in cui eravamo, adesso tendenzialmente abbiamo il mondo come esatto, possibile destinatario. Quindi più che arrenderci ad un cambiamento dobbiamo cercare di cavalcarlo, e un'associazione come la Confcommercio è anche un punto di riferimento per spiegare quelli che sono gli scenari futuri, per informare e per formare le aziende in modo tale da poter consentire loro di affrontare questi grandi cambiamenti, e la formazione è estremamente importante in questo. Capire quello che sta succedendo, insomma. È importantissimo. Invece veniamo all'avvocato Paolo Regina, scrittore, che inquadriamo gentilmente il libro, Morto in Antiquario, esordio da giallista, però so che è già un grande successo, siamo alla terza edizione, giusto? Siamo alla terza edizione con la SEM, che è una casa editrice milanese nuova, ma fa parte del gruppo Feltrinelli, quindi sono onorato di essere stato scelto e accolto all'interno di questa grande casa editrice. È un giallo, è la mia prima esperienza da scrittore di narrativa, perché ho scritto altre cose, ma erano testi di tipo tecnico, di marketing e quant'altro. Questo è il vero esordio. Diciamo. E questo è il vero esordio, perché diciamo che in questo tipo di narrazione c'è anche un po' del mio cuore, no? Della mia esperienza e di tutto quello che... Diciamo intanto che lei abita a Ferrara, avvocato, giusto? Sì, io diciamo, ho questa provenienza, lavoro a Cremona,
Però diciamo A casa a Ferrara è il romanzo, infatti è ambientato a Ferrara, è un romanzo giallo. Poi parleremo anche dell'investigatore particolare, sì, ne parliamo dopo, il giallo. Okay. Allora, veniamo con Alessandra Canali, che ha detto prima Antico Benessere, da Roma in su magari non sanno, quindi Alessandra Canali, cos'è Antico Benessere? Hanno già visto nelle scorse puntate lo spot, però certo. Tu che sei ovviamente event manager, veniamo un attimino. Certamente, allora, Antico Benessere in realtà è un agriturismo e si trova precisamente a Faragerradada, quindi in provincia di Bergamo, località Badalasco, per essere appunto esatto. più precisi possibili. È un agriturismo ovviamente che comprende in realtà diversi servizi, quindi ha un ristorante con cucina tradizionale, quindi legata al territorio ovviamente, con prodotti di aziende agricole del territorio, quindi prodotti a chilometro zero, provenienti appunto dal territorio bergamasco, ma non solo. Oltre ad avere un ristorante abbiamo appunto una beauty farm completa che ha una piscina e tutta la parte della zona umida, diversamente appunto dalla parte degli spazi eventi, quindi che ovviamente comprendono sia una sala banchetti, una sala conferenze e non solo. Abbiamo inoltre anche una sala degustazione all'interno della quale poi vengono organizzati diverse serate con amici, quindi eventi privati da questo punto di vista. Tra l'altro noi di Voci di Moda siamo freschi perché il 18 ottobre abbiamo organizzato la seconda edizione di Fashion Din, è stato un grande successo anche perché, come ha detto giustamente Alessandra, la location aiuta moltissimo. Io che organizzo eventi nella vita, quando ti trovi in una location così hai già quasi vinto, insomma, però è stato molto bello. Ma a proposito di marketing eccetera, abbiamo la marketing manager di Antico Benessere, che è Elena Bulgarelli. Quindi ci sarà un grande evento il 26 di gennaio, però magari parliamo in generale del tuo rapporto con Antico Benessere, insomma. Sì, allora, prima di tutto, perché ho scelto di lavorare con l'Antico Benessere? Deriva un po' dal nome che porta, no? Io dico sempre, quando si parla di benessere si parla di una cosa molto seria. Sono d'accordo. E trovo che questa location riesca così a coniugare tutti quegli elementi che ci permettono poi di vivere un tempo vissuto bene, stando bene. Noi abbiamo un claim che utilizziamo, diciamo, dove si respira il senso profondo dello star bene. Ecco, non sono soltanto parole, ma è una verità. Ogni giorno quando vado lì a lavorare, no? Sto bene. È un ansiolitico. Sì, eh? Sto bene, è un posto. Non vale anche in vacanza. Effettivamente sì. È un posto dove si vive bene. Ha una missione che condivido, perché è estremamente legato al territorio, quindi a tutto ciò che riguarda la sostenibilità del territorio, sia attraverso la produzione, quindi i piccoli frutti, mi viene in mente la farina, insomma tutto quello che si può trovare di buono in un agriturismo, e penso che sia, diciamo, il luogo ideale anche per tutte quelle persone che vogliono fare turismo esperienziale. Direi che avete spiegato perfettamente l'Antico Benessere. Condivido, perché quando si va all'Antico Benessere effettivamente si sta molto bene. Abbiamo parlato Antico Benessere, poi adesso ci vediamo qua per lo spot Antico Benessere e poi Pasticceria Bracchi, perché poi tra l'altro oggi è il compleanno di Marcello, quindi ci ha omaggiato dei suoi famosissimi cannoncini. Prego, regia. I migliori giorni di sempre. Antico Benessere. Una serata con gli amici e il piacere di stare insieme. Antico Benessere. Ritrova il gusto e il sapore di altri tempi. Antico Benessere Agriturismo con hotellerie, meeting center, beauty farm e spa, taverna degustazioni, agri shop. A Faragerradada, Bergamo. Telefono 0363 391601. Scopri tutto di noi su anticobenessere.it. Antico Benessere Beauty Farm. Dai valore ai tuoi eventi migliori.
Antica pasticceria Bracchi, Piazza della Vittoria, Melzo, in provincia di Milano. Vasto assortimento di torte e pasticcini e il mitico cannoncino. Antica pasticceria Bracchi la trovi a Melzo, in provincia di Milano, in Piazza della Vittoria, telefono 02 95 50 536. E rieccoci in studio, Voci di Moda, Eventi e Cultura, puntata numero 71, grandi ospiti, l'avvocato Paolo Regina, segretario generale Confcommercio di Cremona, nonché fresco giallista con già un grande successo al suo primo lavoro. Abbiamo Alessandra Canali, che è event manager di Antico Benessere, e Elena Bulgarelli, che è la marketing manager. Stiamo con Alessandra Canali, abbiamo visto anche lo spot molto bello, questa spa l'ho vista, è meravigliosa, quindi non solo agriturismo di charme, ma anche benessere. Beauty Farm, esatto. Infatti anche il nome, ovviamente, Antico Benessere e Beauty Farm è il nome completo della nostra struttura, quindi del nostro agriturismo. Una beauty farm completa, in realtà, si deve pensare a una beauty farm, non alle classiche, diciamo, spa o terme che si conoscono, ma in scala ridotta, quindi rimpicciolita, ma ovviamente comprende, di grande livello, certo. Ma comprende tutti i servizi, quindi una piscina riscaldata con vasche idromassaggio, cascate d'acqua noto con controcorrente, e poi tutta la zona umida, quindi bagno turco, sauna e percorso emozionale con docce appunto cromoterapiche. Tre cabine massaggi e ovviamente un'accoglienza a 360 gradi, un'accoglienza appunto estrema e di attenzione ovviamente ai dettagli, come è poi in realtà tutta l'accoglienza all'interno, esatto, della struttura. Una beauty farm ovviamente che utilizza poi quei prodotti del territorio, quindi all'interno dei trattamenti e dei massaggi noi all'interno della beauty farm utilizziamo quindi tutti i prodotti del territorio, la farina di mais, il miele, quindi riprendendo ovviamente il discorso che faceva appunto Elena del fatto di valorizzare poi il prodotto del territorio e di seguire la filosofia agrituristica, quindi il prodotto a chilometro zero, ma che poi viene presentato effettivamente all'ospite. Benissimo, e invece passiamo la palla a Elena Bulgarelli, perché noi di Voce di Moda abbiamo la fortuna di organizzare, collaborare con Antico Benessere un evento importante, diciamo solo, A Beautiful Day, quindi Elena spiegherà bene, poi vedremo anche la grafica, tra l'altro autrice della grafica è appunto Elena Bulgarelli. Quindi Elena, 26 gennaio 2020, ci siamo, sì. A Beautiful Day. E Beautiful Day. Allora, prima di tutto, perché Beautiful Day? Perché sicuramente sarà una bellissima giornata. Quindi partiamo da questo presupposto. Ma anche se c'è la nebbia, sarà una bellissima giornata. E Beautiful Day è in realtà una manifestazione legata all'organizzazione degli eventi. Tutti nella vita abbiamo a che fare con degli eventi, che siano privati, esatto, o che siano aziendali. Sicuramente è un'ottima occasione per trovare spunti e suggerimenti. L'abbiamo detto anche in locandina, per organizzare i migliori eventi di sempre. Gli eventi belli lasciano ricordi, sono esperienze da ricordare, dunque vanno gestiti al meglio. In occasione di questa giornata ci sarà quindi, oltre ad essere una bellissima giornata con degli eventi live, e qualche sorpresa. E non anticipiamo niente, perché non anticipiamo nulla. Ci saranno tantissime idee e spunti di espositori che così ci possono aiutare ad organizzare in ogni dettaglio i nostri eventi, che siano matrimoni, che siano cerimonie, che siano meeting, certo, meeting aziendali, team building aziendali, tutto quello che può servire per l'occasione. È chiaramente all'entrata gratuita. Questo è importante, molto importante. Sì, perché solitamente diciamo che nel settore delle fiere specializzate c'è sempre un biglietto d'entrata, esatto, mentre in questo caso chiaramente l'entrata è gratuita e
l'uscita. No, si è possono. Non è male. Diciamo che è stata anche concepita per far vivere un'esperienza positiva agli ospiti, quindi è sicuramente una bellissima occasione per trascorrere una bella giornata portandosi a casa degli spunti e delle idee nel caso dovessimo organizzare degli eventi. Perfetto, infatti oltre agli espositori, come ho detto io, ci sono degli eventi live che stiamo organizzando, ma non vi anticipiamo niente, dovrete venire a vedere. Quindi regia gentilmente ci mandi la locandina, che tra l'altro è autrice la nostra Elena Bulgarelli. Lo leggo, è Beautiful Day, quindi cerimonia, eventi e meeting, 26 gennaio 2020 dalle 10 alle 20, l'ingresso è libero, l'uscita non si paga, quindi espositori ed eventi live, nuove idee per organizzare i migliori eventi di sempre, Antico Benessere in collaborazione con Voci di Moda, quindi una grandissima cosa e la vivremo tutti, spero ci siete in tantissimi anche voi. Vi aspettiamo. Noi ritorniamo col nostro avvocato Paolo Regina. Allora, come si diventa giornalista intanto, avvocato? Ma io dico spesso che per diventare in genere scrittore. Scrittore, no? In genere, ma. Io personalmente non lo so, non ho la ricetta. Io personalmente ho letto per 50 anni tutti i libri che potevo leggere e poi ho deciso, vabbè, adesso provo io a scrivere. Credo che, a parte una certa passione, quindi sì, una certa attitudine, no? Io mi ricordo da ragazzino i soldi che mi davano, no, a Ferrara si chiama la Sabadina, no? Cioè la mancetta. La Sabadina si chiama? Sì, perché okay. Si dava di sabato, no? E quindi io la spendevo o in dischi, e quindi... Finile, oppure in libri, no? E quindi ho sempre avuto questa... Che facevo anch'io, quindi facevo un po' tutto. Esatto, questa fissazione. E ho letto veramente di tutto, poi alla fine mi sono concentrato sui grandi maestri del giallo, su questo, che in genere venivano considerati all'epoca un po' una letteratura di serie B, sì, in realtà ha dei picchi di grandissima letteratura. E poi ho provato a scrivere, ovviamente è un esercizio non facile, perché in questo momento in Italia ci sono più scrittori che lettori. Lei se pensa che in Italia hanno fatto una statistica, e quelli che hanno comprato un libro in un anno, quindi stiamo parlando di... Cioè, non due, uno. Uno, un sono 6 milioni di persone, il che vuol dire che un decimo della nostra popolazione ha comprato un libro l'anno. Quindi si legge davvero poco, e questo è un peccato, sì, e purtroppo si vede anche come si riflesso, parla, come si parla, come si scrive, quello che si dice, i luoghi comuni che spesso... senza ragionare si ripetono. Io ho cominciato a scrivere e ho detto, beh, voglio provare a farlo nel mondo dei professionisti, diciamo così. Quindi scrivere il libro per tenerlo nel cassetto o autopubblicarselo non mi dava quella sfida che cercavo. Esatto. Sapevo che sarebbe stato difficilissimo, perché ovviamente non è semplice entrare nel mondo dell'editoria professionistica, eccetera. Ma ce l'ho messa tutta e diciamo che questo è stato il romanzo d'esordio, che ha avuto un buon successo, la terza edizione quindi... Fine gennaio esce il secondo, che è comunque una continuazione, perché il personaggio possiamo già sapere il titolo, non ancora partorito. No, il titolo c'è. Allora, questo si chiama Morte di un antiquario, sì. Nel secondo muore un altro si chiama Morte di un cardinale, perché andiamo un po' a salire, a no? Salire, diciamo. Okay. Adesso non voglio dire niente del Santo Padre, ma non si sa. E invece un giallista italiano che preferisce, se ce n'è uno? Ma sì, ce ne sono diversi, a parte il grande Camilleri. Vabbè, certo. Però in Italia ci sono dei geni che magari non sono conosciuti. C'è Loriano Machiavelli, che è quello che poi ha scritto anche con Guccini alcuni gialli recentemente. Lui è il creatore di questo personaggio meraviglioso che è Sarti Antonio, che è un sergente della polizia sfigato, che soffre di colite, che ha un capo che lo perseguita. Tanto hanno fatto anche negli anni 90 una serie televisiva e lui è bravissimo. Tra l'altro lo ospiteremo a Cremona in una rassegna di giallisti che è partita qualche settimana fa, che vedrà anche Lucarelli, vedrà tanti giallisti importanti. E quindi lui è uno, quindi dicevo Camilleri, il grande De Giovanni, ecco De Giovanni che mi onora anche della sua amicizia, è uno dei più grandi giallisti italiani in questo momento. Anche lui ha dei picchi di grande letteratura, di poesia, specialmente con il commissario Ricciardi.
Quindi diciamo che quello che era un genere di serie B che si leggeva, si comprava in edicola, no? Perché un tempo non fosse più venduto, si leggeva nel treno, no? Perché allora non c'erano i computer sul treno, si comprava il giallo e poi si finiva magari arrivata alla stazione d'arrivo. È diventato un genere letterario, diciamo, di serie A, perché tantissimi scrittori importanti si stanno cimentando anche in questo genere, il che vuol dire che insomma, è diventato. E nel mio si parla di il protagonista, l'investigatore, perché in tutti i gialli c'è un investigatore. Questo è un investigatore. L'investigatore ne parliamo dopo. Ok. Perché c'è un investigatore particolare. In particolare ne parliamo dopo. Sì. Tra l'altro, a suffragio, lo sta dicendo l'avvocato, uno dei nostri sponsor, la casa editrice dell'Assassino, effettivamente ci ha confermato l'editrice quando è stata da noi che c'è un ritorno importante nel giallo, quindi non ha sbagliato la scelta. Ma come non ha sbagliato assolutamente la nostra Elena Cristoforo quando ha pensato di gestire una rubrica importante che è In Giro Per. Oggi vediamo dove ci ha portato Marcello, In Giro Per. Niente, siamo tornati in quel di Rozzano per reintervistare lo zio Jenny, che è Gennaro Speria, che in poche parole è quello dell'area 51 che avevano chiuso involontariamente a novembre dell'anno scorso. È stata intervistata dalle Iene, noi arriviamo sempre prima, quindi siamo arrivati ancora prima delle Iene, adesso vediamo cos'è che succederà. Benissimo, quindi regia, ci gustiamo In Giro Per di Elena Cristoforo, grazie. Buonasera amici, stasera puntata speciale di Voci di Moda Lombardia TV, In Giro Per, e In Giro Per in compagnia del nostro Barabba, ovvero Per Rozzano sempre, Area 51 è l'oggetto principale, quello che ci sta a cuore, Gennaro Spera. Allora, io ti ho lasciato prima del 25 aprile. Eravamo nell'ufficio quei ragazzi che ci avevano sfrattato. Poi dopo sono successe tante cose, da quando noi ci siamo, ma tantissime, che da raccontare ce ne vuole tanto, non è che lo racconti in due o tre parole. Vabbè, intanto ti abbiamo seguito, diciamo, dal... esatto, che non erano pochi. Da quel famoso 25 aprile, tu ti sei messo la croce in spalla, giusto, come redenzione, hai iniziato a camminare per l'Italia, direzione... Vaticano. Ma ti spiego una cosa, però all'inizio ti dico una cosa, quando sono partito il 25 io pensavo che Roma era qua vicino, non avevo calcolato tutti i paesini che ho passato, tutte le città che ho passato, te lo giuro, sembrava che non arrivavo mai, io pensavo 4-5 giorni, perché andavo a vedere su Google Maps 5 giorni, però io mi spiego, ma 5 giorni come ci metto? Con una croce di 40 kg, non sai, di 20 kg, perché alle volte quando ci mettevo l'acqua da mangiare, poi la gente di tutta la Toscana che mi davano da mangiare, mi portavano le casse d'acqua addirittura, non sapevo neanche dove mettere queste casse d'acqua. Hai trovato comunque molta gente di cuore che ha capito la tua missione, il tuo obiettivo, e sicuramente anche qualcuno che avrà tentato di metterti i bastoni fra le ruote, ma non ce l'hanno fatta. No, questo qua te lo voglio dire proprio, no? Io parecchia gente mi dice, ma non c'hai paura di camminare con una croce sulle spalle? Ma cioè, di che cosa devo avere paura? Non fa parte di te. Ma poi la paura io non la conosco nemmeno. Io per i miei ideali vado a morire. Comunque, tornando a noi, no? Ad oggi, insomma, per l'area 51 ci sono dei sviluppi. Allora, come sì, ci saranno, non lo posso dire. Ci saranno dei, certo, bei sviluppi. Sì, bella. Sì. È servito, insomma, questo lungo viaggio, cioè. Non solo il lungo viaggio, è servito perché ho dimostrato tante cose io, perché io sto combattendo per i giovani, per i detenuti, per le famiglie, io sono... Perché si vuole riscattare, perché vuole un futuro... Io già mi sono riscattato la mia vita, ti dico una cosa, è perché io ho sofferto, e non voglio che soffrano la nuova generazione, i ragazzi, perché alle volte dico vicino alle persone, perché non mi date una mano, ma te che te ne frega, lasciali perdere, fatti la tua vita, ma io quasi la pensavo tutti quanti allo stesso modo, qua possiamo dire i nostri figli, sai che faranno, sono finiti, è l'ultima generazione che è rimasta, già non ci abbiamo lasciato un P, non ci abbiamo lasciato niente, poi se l'abbandoniamo proprio, ma anche quelli ci diamo,
Quindi insomma è giusto crederci? No, non solo crederci, comunque dobbiamo pensare un po' alla generazione. Questa sarà l'ultima generazione. Comunque tu hai dato un grosso messaggio di speranza con questa cosa forte che hai fatto. E invece l'incontro col Papa. Si è trovato faccia a faccia con Papa Francesco, cioè insomma non è da tutti. Io da lontano, da 4 metri, quando non mi ha ricevuto, ho pianto. Che le guardie venivano vicino a me e dicevano ma stai tranquillo, mi hanno portato una corona. Ho detto no, me ne vado. Mi chiamavano loro, no me ne vado ma ritorno. Non ci sono rimasto là, ho pianto. Invece quando l'ho vista la seconda volta, ho iniziato a ridere, perché lui ha iniziato a ridere. Perché io poi che pensavo? Faccio, ma che dice, lo saprà Papa Francesco che sto andando a Roma? Ma lui, perché io lo condividevo, sai, sulle storie, tutto Vaticano, che poi non sapeva mai, ci stanno 100.000 Papa Francesco, prima o poi ce l'ha secco il Papa Francesco. Lui ti ha visto proprio con la croce, ti sei avvicinato. È stato proprio vicino a me, me l'ha benedetto e tutto. E mi ha messo su tutti i siti del Vaticano. Lui ha voluto mostrarlo che io l'ho fatto, perché su 1.000 foto ha messo la foto che la benediva e la foto che la sta filmando. E non solo, mi ha firmato pure mia nipote, ha fatto 16 anni incinta, quando era a Cervinare da mia mamma, mio fratello mi fa vedere, come si chiama, la rivista. E lei aveva la prima rivista di Papa Giovanni, nel stesso momento che Papa Giovanni è diventato Papa, mia nipote è uscita incinta di due gemelli. E l'hanno messi vicino, in prima pagina. Io che ho fatto? Non ho pensato manco alla croce. Quando ho preso il pennarello ho pensato a far firmare per mia nipote, perché io volevo fare il regalo. Me l'ha firmata, non pensavo alla croce. Dopo un po' ho fatto vicino al Papa. Non si è fatto vicino. Scusa papà l'ho chiamato, perché non so come chiamare, papà scusa, faccio così, ha fatto così, ha iniziato a ridere, si è allungato con la mano così, ha fatto proprio la firma, ti giuro che le guardie ci sono rimaste, mi ha detto, tu sei il numero uno, ma che, non abbiamo mai visto il papa così. Quindi tu dal 16 ottobre poi torni a Milano con la croce a Rozzano, e qui hai trovato un'accoglienza, cioè insomma ce l'hai fatta. Non ho trovato nessuno. Dai, non ci credo. Ti dico una bugia, non ho trovato nessuno. Non ci credo. No. Non lo so. Invidia? Non lo so, non lo voglio dire, ma io voglio bene a tutti. Ma non ho trovato nessuno, questo lo voglio dire. Aspettavi di più? Io mi aspettavo, non dica la festa. Ma così non me l'aspettavo. Accoglienza maggiore? No, mi aspettavo, sai, qualcosa in più. La prima volta ho trovato tutti i miei amici, poi la seconda volta non lo so perché, forse come hai detto tu, invidia, oppure sarà, ma non ti so dire. Adesso beh, comunque non è finita qua, no? Perché so che tu comunque ti hanno chiamato televisioni importanti, sono tanti progetti in ballo. Diciamo questa serata potrebbe non finire, perché io sarei qua a parlare con Gennaro per ore, perché ne ha da raccontare. Infatti, però per questo io spero che non era invidio quando sono tornato, perché poi loro che faranno? Mi ammazzeranno dopo. Invidia nel senso buono, perché comunque tu hai raggiunto il tuo obiettivo. Sì, io l'ho raggiunto e ti dico una cosa, mi sento bene, perché poi tutto quello che verrà tutto in bene, perché avrò più forze di aiutare tanta gente, avrò più mezzi, più risorse, è normale, invece prima solo con l'officina, ma invece adesso non solo con l'area 51, avrò più risorse. Adesso siamo in chiusura, il nostro prossimo incontro spero che sia avanti all'area 51 aperta. Stringeremo. Poi no, ti farò. Porti la croce? No, la croce verrà chiusa là dentro all'area 51. Poi ovviamente verrà un po' più guardata. Sì, perché devo stare attento, perché è patrimonio, è patrimonio di Rozzano, la mia storia, quello fa parte della mia storia. Io figurati, io voglio dirò ai miei figli che quando morirò quattro sassi, quattro pietre, e mi metteranno quella croce su, senza fare né cemento né marmo. Alla morte poi ci pensiamo, no? Sentiranno, poi mi raccomando, più tardi che mai. Quattro pietre e la croce in mezzo, però mettetela bene piantata, perché non è che cade dopo, eh.
Senti, comunque ci penseremo, oppure, ci penseremo. Oppure fatene buon uso a papà, fatene buon con uso. L'esperienza. Fatene buon uso. Assolutamente. Ragazzi, che dire, io sono qua a Rozzano con il nostro Barabba, Gennaro Speria. Mi raccomando, non perdetevi, seguiteci perché poi parleremo ancora. State collegati, Voci di Moda, L'Ombra TV, Gennaro, nostro Barabba. Ciao. Bene, sempre tanti complimenti a Anna Cristoforo perché veramente lei arriva sempre prima degli altri, quindi questo è un grande scoop e la ringraziamo come sempre, come ringraziamo il grande Marcello Gattoni che gli fa da regia ed altro, perché fanno un grande lavoro. Rientriamo in studio, allora ritorniamo a parlare di Antico Benessere. Abbiamo detto che il 26 gennaio avremo un evento importante, il Beautiful Day, però adesso con Elena Bulgarelli parliamo un po' di territorio. Volevi legarti a quello che ha detto prima l'avvocato Regina? Sì, perché ha detto delle cose molto interessanti sul commercio, no? Un commercio che non deve vedere, diciamo, i colossi o internet o il digitale come un nemico, ma come un'opportunità, e questo dipende da come noi, diciamo, siamo in grado di cambiare e ci attrezziamo. C'è un aspetto importante che secondo me è un punto di forza, mi viene in mente il negozio di vicinato e quindi l'attività, l'artigiano eccetera, e che è un po' in comune con l'Antico Benessere, che è una struttura ed è proprio il territorio, che è il nostro bene più grande. Certo. Queste attività, così come lo è l'Antico Benessere, sono un valore aggiunto e tendenzialmente quello che noi stiamo cercando di fare, ci tenevo a dirlo, è quando proponiamo, porto un esempio, dei prodotti che non sono prettamente a chilometro zero, nel senso che non sono nel nostro orto o nella nostra fattoria, no? Cerchiamo comunque di promuovere il nostro territorio e cerchiamo di dare sostenibilità al territorio, quindi l'azienda agricola che produce con un livello di qualità che è ancora legata all'essere, diciamo, sano, all'essere artigiano, è importante. Quindi se le varie, diciamo, realtà, che siano commerciali o che siano artigianali o che siano strutture come la nostra, riuscissero a creare reti per sostenere, perché l'economia del territorio, cioè prima dell'economia globale c'è, esatto, l'economia del territorio. Quindi quello che bisognerebbe cercare di fare è sostenere l'economia del territorio. Perché c'è un doppio livello, scusa se ti interrompo, c'è un doppio livello di responsabilità, perché da un lato c'è una responsabilità di chi vive il territorio nel conservare anche le proprie attività, quindi dare lavoro alle proprie attività economiche, commerciali, turistiche, agrituristiche, eccetera, perché quelle sono una risorsa non soltanto per chi le gestisce, ma sono una risorsa per tutti, perché è un territorio impoverito, senza negozi, senza, bravo, botteghe, diventa un territorio spoglio, poco sicuro, poco attrattivo. E quindi c'è questa responsabilità da parte di chi abita il territorio, c'è anche una responsabilità da parte di chi gestisce le attività economiche di evolversi e di andare incontro a quelle che sono le esigenze del nuovo consumatore, ma anche di salvaguardare le tradizioni del territorio, perché altrimenti si diventa tutti uguali. Io spesso penso, se noi venissimo bendati e catapultati, no, senza sapere dove, al centro di una cittadina dei nostri giorni, tra tutte le catene che sono ormai, no, i franchising eccetera, tra i negozi che diventano tutti uguali eccetera, faremmo fatica a capire dove siamo. Esatto. Perché? Perché si diventa non luoghi, la specificità del territorio viene persa. Invece bisogna mantenere quella che alla fine diventa un elemento di attrazione, ma anche cercare di evolversi e mantenere la tradizione attraverso gli nuovi strumenti che il progresso o quello che è ci mette a disposizione. Non possiamo fermarli,
un tempo c'erano i luddisti, c'era un movimento all'inizio del secolo scorso che cercava di rompere le macchine quando c'è stata la rivoluzione industriale, perché pensava che le macchine, le filande, le cose, i telai, fossero la causa della disoccupazione, e quindi andavano a rompere le... In realtà bisogna capire come si evolve anche il progresso economico e cercare di sfruttarli. Quelli che prima erano braccianti diventano operai specializzati, quelli che prima erano commercianti tradizionali devono diventare commercianti evoluti, e quindi cavalcare questi strumenti piuttosto che subirli. Se capiamo questo, riusciamo a fare l'interesse dei territori, l'interesse delle attività economiche e quant'altro. Benissimo, prima di continuare ci vediamo però al nostro prossimo spot, Chioda e Officina dell'Occhiale. Grazie regia. La tua prossima Fiat ti aspetta a Melzo da Fiat Chioda. Sceglierai nel vasto showroom, seguito dal personale qualificato. Affidabilità, qualità, professionalità sono le caratteristiche che rendono Fiat Chioda un punto di riferimento per Milano e provincia. Anche dopo l'acquisto della tua nuova Fiat potrai contare su un partner competente e affidabile grazie all'assistenza targata Chioda. Inoltre vasta scelta di usato garantito e veicoli commerciali. Prenota la tua prova su strada a Melzo, via Vespucci 2/4. Officina dell'Occhiale, ottica, vendita prodotti di altissima qualità e delle migliori marche. Occhiali da vista, occhiali da sole, montature, lenti a contatto. Officina dell'Occhiale, ottica, è a Melzo, in provincia di Milano, in piazza Sant'Alessandro 24. Rieccoci a Voci di Moda e Eventi Cultura, puntata numero 71. Allora, ritorniamo a parlare di antico benessere, questa meravigliosa location a Badalasco, località Badalasco, frazione di Fragera d'Adda, in provincia di Bergamo. Abbiamo sentito prima la marketing manager Elena Bulgarelli, adesso abbiamo la event manager. Qui parliamo un po' di eventi all'antico benessere, matrimoni e in generale gli eventi. Sì, allora appunto come detto prima, antico benessere è tanti elementi, quindi ristorazione, accoglienza, beauty pharma e sale eventi ovviamente. Sale eventi che vengono sfruttate e utilizzate per quanto riguarda gli eventi aziendali, quindi per la parte business della struttura, quindi con una sala meeting ovviamente performante che ha all'interno tutta l'attrezzatura che necessita poi per qualsiasi evento, e una sala banchettistica, quindi che precisamente viene usufruita e utilizzata appunto per quanto riguarda i matrimoni. Matrimoni, quindi sono matrimoni e eventi aziendali, in particolare Vive Antico Benessere, quindi è il nostro business, oltre che agli eventi privati. Meraviglioso, se mi permetti, la taverna, chiamate taverna, esatto, la sala degustazione. Meraviglioso, quella è bellissima. Sala degustazione che si trova appunto interrata, interrata ma ricavata dalle mura della cascina. Tra l'altro Antico Benessere è una cascina, quindi un ex cascinale dell'Ottocento ristrutturato completamente. 5 anni di ristrutturazione non sono pochi, perché c'è stato appunto, come anticipavo prima, la ricerca del dettaglio, del particolare, quindi 5 anni per ristrutturare appunto una struttura non sono pochi. Siamo attivi da 8 anni, quindi questo è il nostro 8° anno di attività. E appunto, riprendendo il discorso di prima, i matrimoni e gli eventi aziendali sono in particolare il nostro, viviamo di questi. Abbiamo indicativamente una 60 di matrimoni l'anno, e una 50, una 40 di eventi business durante l'anno. Benissimo, adesso siamo pronti per la nostra seconda rubrica, però da tradizione il nostro sponsor che la introduce, Unipol Sai, e poi la rubrica di Fabio Villa, musica e parole. Thank you.
amici di Voci di Moda, un cordiale benvenuto a tutti da parte di Fabio Villa. Quest'oggi è una puntata speciale di Musica e Parole. Siamo andati in esterna. Ci troviamo alla bottega del libro di Cernusco sul Naviglio, una libreria fantastica, piena di cose decisamente interessanti, come potete vedere dalle immagini. Siete pronti per i nostri input? Si parte, come al solito, parlando di musica. Ah, e per parlare di musica ci trasferiamo in studio. Per quanto riguarda la musica, quest'oggi parliamo di un album mito e leggenda per la musica internazionale, un disco assoluto che bisogna avere nella propria collezione personale. Produzione di Quincy Jones, quest'oggi parliamo di Overwall di MJJ, Michael Jackson. Uno degli errori comuni che viene fatto con questo disco è pensare che sia il primo disco da solista di Michael Jackson. Non è così, si tratta del quinto disco da solista, ma è il primo che dà il via a una nuova produzione musicale per quanto riguarda questo personaggio che all'epoca faceva parte dei Jackson 5, ma che voleva a tutti i costi avere una sua carriera solista davvero grande e di grande successo. Il disco è una produzione semplicemente spettacolare, un disco crossover, perché nei dischi precedenti molto soul, molto funky, poche ballate, poco pop. Qua invece è una rivoluzione. Quincy Jones fece un lavoro incredibile, prese alcuni degli autori più straordinari dell'epoca, mi viene in mente Stevie Wonder, Rob Temperton, scusate se poco, li mise insieme e fece insieme a James Ingram, Patty Austin, che curarono le parti vocali, un lavoro davvero straordinario. Il disco andò mille fin dal primo singolo, la mitica e celeberrima Don't Stop Till You Get Enough, e proseguì con un brano che diventò un evergreen di sempre, che è Rock. Quindi. Ma la forte forza di questo disco furono le ballate. Negli altri dischi Michael Jackson non aveva avuto spazio per le ballate, o era solo o era funky, non c'era via di scampo. Qui invece volle incidere le sue canzoni come le voleva lui. Tant'è vero che uno dei grandi singoli di successo di questo disco è She's Out of My Life, ed è un disco, ed è un singolo dove Michael Jackson canta con un'intensità che mai aveva avuto prima. Tant'è vero, se lo si ascolta attentamente, si può ascoltare Michael Jackson al termine del brano scoppiare letteralmente a piangere. Questo è un disco assoluto che portò Quincy Jones nell'Olimpo dei produttori e portò Michael Jackson a essere soprannominato il re del pop. Nomia che ancora adesso, nonostante tutte le varie traversie che ha avuto, e rimane comunque un artista unico e inimitabile. Bene, questo è tutto per quanto riguarda la musica. E adesso parliamo di libri. Per parlare di libri, basta un clic. Amici di Voci di Moda, quest'oggi abbiamo, come dicevamo prima, una location davvero particolare per quanto riguarda i libri. Ci troviamo alla Bottega del Libro a Cernusco sul Naviglio e vi parleremo di un libro davvero particolare al quale io personalmente sono molto legato. Il libro è questo, è Natale a Milano, il libro rosso, dove 16 autori hanno unito le loro forze per poter parlare del Natale, ma il Natale a fondo benefico, perché il ricavato di questo libro andrà a favore di una onlus che effettua interventi sia a livello nazionale sia a livello internazionale. 16 autori, 16 nomi tra vecchi e nuovi che si sono uniti per un progetto davvero particolare: parlare del Natale in tutte le sue coniugazioni diverse. Siamo già alla terza o quarta volta, non ricordo, che questa antologia arriva sul mercato, alla terza volta mi dicono dalla regia, e vi assicuro che sarà una lettura piacevole, coniugata a quelli che sono i ricordi del Natale, al colore rosso che è il fil rouge dominante in tutto il libro, e soprattutto il Natale visto in modi diversi. C'è il Natale investigativo, c'è il Natale visto addirittura da Dracula il vampiro che viene a passare le sue vacanze a Milano, e c'è il Natale visto anche con un incontro particolare in cui una persona che sta portando fuori a passeggiare il cane incontra una cubista che è stato uno dei suoi primi amori di quando era adolescente e ora invece versa in condizioni che non sono davvero particolari. Un modo diverso di vedere il Natale, un modo che fa divertire, fa riflettere. Vi consiglio questa antologia bellissima, curata da Fiorenza Pistocchi, intitolata Natale a Milano, il libro rosso, e in cui potrete conoscere il Natale in maniera decisamente diversa. Pubblicato dalla Neos Edizione, ne approfittiamo per
salutare anche Maria Silvia Ramasso, che è l'editrice che ha creduto fortemente in questo progetto, Fiorenza Pistocchi che l'ha curato e ha tenuto tutti quanti noi 16 autori per mano per poter realizzare un progetto come questo. Non solo vi consigliamo la lettura, ma vi auguriamo buon Natale e buona lettura. Di solito a questo punto della nostra piccola rubrica, della nostra piccola maratona, come piace definirla a me, parliamo di film. Però ci troviamo in una libreria e quale occasione migliore per uscire per un attimo dal seminato e non parlare di DVD ma parlare di audiobook, che sono una cosa davvero particolare. Voi prendete un CD e nel CD, anziché esserci brani e le canzoni, ci sono i libri che vengono letti da lettori professionisti e regalano bellissime emozioni letterarie. Ve ne voglio segnalare due. Per Natale sono un regalo perfetto. Per Natale voi sapete che noi vi diciamo regalate libri, CD e DVD. Allora questa è un'ottima strenna natalizia. Innanzitutto il libro di Luis Sepúlveda, o Sepúlveda, ditelo come volete, è la storia del gatto e del topo che diventò suo amico, la storia di un'amicizia particolare, di un gatto che, diventando vecchio e rimanendo in casa sempre da solo, si ritrova con un topolino. Nasce un'amicizia straordinaria per un libro straordinario che vi consiglio. E l'altro audiobook è un classico, che più classico non si può, è Piccole donne, tratto da uno dei romanzi più famosi della fine dell'Ottocento, inizio Novecento. Piccole donne, tra le altre cose, sarà un film che presto rivedremo al cinema. Ce n'è già stata una versione alla fine degli anni Ottanta e ci sarà una nuova versione ora. Quindi, per rinfrescarvi la memoria, cosa meglio di un audiobook? Si ascoltano molto bene, sono emozionanti e ti fanno vivere magari i libri in maniera diversa. Questo è tutto per quanto riguarda i libri e adesso naturalmente ci salutiamo tra un attimo. Bene, abbiamo terminato anche quest'oggi la nostra piccola maratona di musica e parole. Quest'oggi puntata davvero speciale. Siamo andati in trasferta e diciamo grazie alla Bottega del Libro di Cernusco sul Naviglio che ci ha ospitato in questa location così bella e particolare. Grazie anche a Marcello Bertoni che ha curato tutto ciò che riguarda la parte tecnica e ora, come sempre, la parola torna a Sergio Manzoni e ai suoi ospiti, ai suoi grandi ospiti negli studi di Lombardia TV con Voci di Moda, Eventi e Cultura. Ciao da Fabio Villa e alla prossima! E rieccoci a Voci di Moda, Eventi e Cultura, la 71esima puntata. Abbiamo visto le assassine, quindi dobbiamo passare per forza la palla all'avvocato Paolo Legina, che abbiamo detto all'inizio è segretario generale del Confcommercio Cremona, ma è anche ormai un affermato giallista, morto di un antiquario, il suo primo lavoro, avremo prossimamente in gennaio un secondo lavoro, però adesso vogliamo capire un po' questo investigatore in particolare di questo moto in antiquario, quindi ci dica qualcosa sull'investigatore, non ci dica tutta la storia, se no non lo compro. No, diciamo che nell'ambito della letteratura gialla è la prima volta che il ruolo dell'investigatore viene ricoperto da un capitano della finanza, ma non bisogna spaventarsi, nel senso che non si parla né di accertamenti fiscali né. Ho cercato di rendere simpatico un personaggio che di primo acchito diciamo non ispira immediatamente simpatia, no? Perché quando si vedono queste divise grigie così, no. In realtà Gaetano De Nittis, perché si chiama così, è un capitano della finanza molto particolare, nel senso che è un po' fuori dagli schemi. Non è estremamente rispettoso delle gerarchie, è uno che quando insegue una sua idea la porta avanti fino in fondo, anche con la complicità di un suo colonnello che conosce le sue capacità e lo fa investigare. Quindi lui si trova ad indagare su un caso di apparente suicidio di un antiquario molto conosciuto di Ferrara. Lui stava facendo una verifica su questo antiquario perché gli erano arrivate delle segnalazioni che vendeva opere d'arte rubate. Mentre sta facendo questa verifica lo trova impiccato nel negozio ad una trave. Chiama i cugini carabinieri per dire: guardate, c'è un suicidio, cioè insomma c'è un morto. I carabinieri tendono ad archiviarlo immediatamente come suicidio, ma per lui c'è qualcosa che non torna. E allora avvia un'indagine per proprio conto
aiutato da Bonfatti, che è un suo amico giornalista ferrarese, e quindi arriva alla soluzione in modo molto particolare. Ma il capitano è particolare anche perché è molto sui generis, è innanzitutto un bluesman, quindi gli piace tantissimo B.B. King e a sua volta suona la chitarra, è un pugliese che è stato trasferito a Ferrara, che ha un profondo conflitto di adattamento soprattutto con il cibo, perché lui è a lui piace ovviamente il cibo della sua terra, quindi ha in testa le orecchiette con le cime di rape, le braciole col sugo, queste cose, e si trova ad affrontare i cappellacci di zucca agrodolci, cose che non tanto gli piacciono, e quindi c'è anche questo rapporto un po' conflittuale. C'è solo una cosa ferrarese che gli piace tantissimo e sono i cannoncini alla crema, che non a caso noi oggi abbiamo qui quadra nel romanzo diverse volte, diciamo, per consolarsi su alcune situazioni. Eccoli lì, cannoncini, pasticceria Bracchi di Melzo. È contento il nostro protagonista Denitis, infatti se li mangerebbe tutti perché è ghiotto, quando va un po' in crisi di zuccheri e è depressiva, mangia i cannoncini che gli piacciono tantissimo. E quindi è un personaggio molto sui generis, devo dire che ha riscontrato un buon successo di pubblico, infatti la terza edizione lo conferma, e lo conferma il fatto che sta diventando un personaggio seriale, perché il secondo libro, Morte di un cardinale, si capisce subito chi muore, e si sale. E poi si va a salire. Domanda, avvocato, ma c'è qualcosa di autobiografico in questo tutto investigatore? Tutto. No, beh, qualche piccolo tic, qualcosa, sì, chiaramente chi scrive prende in prestito sia un po' di se stessi che quello che vede in giro. Poi dico spesso che lo scrittore è un po' l'onnipotenza di Dio, perché chi scrive immagina, certo, e può avere il potere di salvare, di condannare, di far nascere, morire, quindi ha un po' l'onnipotenza di Dio. E soprattutto lo scrittore deve osservare la realtà e trasferire nel romanzo la vita vera, perché solo se chi lo legge percepisce la realtà, la vita vera, le emozioni reali, può entrare nel personaggio e può dare successo al racconto, altrimenti rimane in superficie e non convince. E una cosa che mi incuriosisce sempre è quanto tempo hai impiegato a scrivere questo primo lavoro? Beh, questo primo lavoro è frutto di molti anni, nel senso che è una cosa che avevo nel cassetto, poi ho ripreso varie volte, poi quando ho finito ho deciso di farlo uscire e di provarci veramente, ci ho messo alla fine 6 mesi così, un anno perché era ambientato negli anni 50, poi l'ho riscritto, e quindi diciamo che in tutto ci ho messo un annetto di lavoro. Il secondo meno, perché ho capito come si fa. Esatto, ho capito il meccanismo, però devo dire che mi diverte molto scrivere e sto avendo dei buoni riscontri. Benissimo, intanto dove lo possiamo trovare questo libro? Si trova in tutte le librerie, okay. Distribuito ovunque, in tutta Italia, e quindi anche su Amazon. Benissimo, siamo quindi all'ultima parte di questa puntata di Voci di Moda e Eventi Cultura. Abbiamo il nostro spot, tra l'altro il nostro partner solidale, Tutti per Gioia e poi Villa Magiponti. Quando rientriamo abbiamo... Aiutaci anche tu a donare un sorriso. Noi di Voci di Moda siamo con Associazione Tutti per Gioia. Per donazioni vai sul sito tuttipergioia.com o segnati il conto corrente in sovraimpressione. Villa Magiponti, Juli Hotel and Restaurant. Il corpo della villa è al centro di una struttura composta dall'ampia veranda, dalla sala ristorante e dall'hotel, le cui camere sono ricavate nei locali dell'antica dogana. Villa Magiponti è la location ideale per matrimoni e ricevimenti, oppure per pranzi o cene con piatti tipici della cucina lombarda. Le fa da splendida cornice un ampio e meraviglioso giardino. Villa Magiponti, Juli Hotel and Restaurant, la trovate in via
Isola Ponti 1 a Cassano d'Adda in provincia di Milano. Telefono 0363 36 03 60. Bene, siamo verso la fine. Abbiamo parlato appunto del nuovo libro, del nuovo giallo Motto in Antiquario, dell'avvocato Paolo Regina. Ritorniamo a Elena Bulgarelli, marketing manager Antico Benessere. Magari Elena, riprendiamo il discorso di A Beautiful Day, questo giorno meraviglioso che vivremo insieme, magari vivremo con tanti di voi se ci verrete a trovare. Sì, dunque io direi per tutti coloro che vogliono o che devono sposarsi, per tutti coloro che vogliono organizzare una cerimonia, sicuramente questa giornata, per tutti coloro che vogliono passare una bella giornata, suggerisco di venire a vedere e partecipare ai Beautiful Day, un'intera giornata dedicata a ricevere, ad avere spunti e suggerimenti per organizzare i migliori eventi di sempre. Per coloro che sono lontani, abbiamo un ristorante all'interno per cui si possono godere di pause rilassanti. Per chi non è in Lombardia potrebbe provare a vedere di passare un weekend alternativo e di godere magari anche della spa e poi certo, trascorrere la giornata ai Beautiful Day. Ottimo, invece Alessandra Canali, event manager, parliamo invece delle imminenti festività natalizie, cosa bolle in pentola? Immagino... Beh, ormai mancano giusto pochi giorni a Natale, quindi subito l'evento che ha alle porte, il pranzo di Natale. Ovviamente noi avendo una ristorazione interna, quindi con una cucina interna, ospiteremo e vi accoglieremo ovviamente all'interno del nostro ristorante e subito a seguire dopo Natale e Capodanno, dove ovviamente il grande cenone. Esatto, ovviamente avremo un cenone con musica dal vivo all'interno di tutte le nostre sale. Benissimo, siamo verso la fine, quindi andiamo ai saluti, così mandiamo spazio aziendale alla fine. Allora Marcello, intanto rinnoviamo i migliori auguri di buon compleanno, che oggi è veramente il compleanno di Marcello, quindi facciamogli gli auguri, tanti auguri di buon compleanno. Purtroppo io nacqui 55 anni fa, il 5 dicembre. Sì, li porto malissimo infatti, si vede, quindi no. Però io vi ringrazio per gli auguri, io faccio anche tanti auguri agli altri che compiono gli anni con me. Voi solo non sapete, ma c'è la fortuna che io e altri due dello spettacolo, forse tre, anche quattro, uno si chiama Maria, uno si chiama Maria, si chiama da di Capua, una sta Miss Italia anche a no? Capua, no? Certo, no? A Capua, poi c'è un Crozza che... Maurizio e compiamo gli anni tutti il 5 dicembre, quindi Maurizio, Maria e non mi ricordo mai il nome dell'altra, però auguri anche a voi e facciamoci tanti auguri, da? I cannoncini però sono i miei. Benissimo, tanti auguri di cuore a Marcello Bertoni e noi allora, i saluti dall'avvocato Paolo, intanto in bocca al lupo per il libro, per l'edizione, viva il lupo, ma anche per la morte del cardinale, magari ci viene a trovare l'anno prossimo con la morte del cardinale, con piacere, con piacere, grazie di cuore, grazie. Complimenti anche per il suo dopo ruolo anche di segretario generale con come grazie a voi per l'ospitalità. Come non ringraziare due presenze importanti dell'Antico Benessere di Badalasco, Faragela d'Adda in provincia di Bergamo, e nella Bulgarelli, grazie di cuore per essere stata con noi. Grazie. Vivremo, spero, insieme il 26 gennaio, questo è Beautiful Sarà Day. Sarà bellissimo. Non ho dubbi. E grazie di cuore anche a Alessandra Canali, event manager. Buon lavoro per le prossime festività e sicuramente terremo il 26, perché tu sei assolutamente, okay. Assolutamente. Bene, adesso prima dei saluti e delle comunicazioni finali ci vediamo l'ultimo nostro spot, stupefacente come dico sempre, spacci aziendali riuniti. SAR, spacci aziendali riuniti, biancheria per la casa, produzioni di tutti i tipi di tendaggi confezionati su misura, rifacimento tappezzeria, poltrone e divani. Nuova esposizione Fossati Serramenti. Tende da sole e zanzariere. SAR, spazio aziendale riuniti, è centro esclusivo Permaflex. SAR, spazi aziendali riuniti,
lo trovi a Zelo Bonpersico, provincia di Lodi, via Ada Negri 4, strada statale Paulese, chilometro 14, telefono 02 90 65 82 58. Bene, siamo alla fine veramente di questa 71esima puntata di Voci di Moda Eventi Cultura. La replica di questa puntata la potete vedere giovedì prossimo, sempre alle ore 20, su Lombardia TV, canale 99 del digitale terrestre, visibile anche nel Lazio, in Emilia Romagna, canale 890, in Piemonte, canale 219, in Liguria, canale 665 ed in Veneto, canale 674. La replica la potete vedere anche sabato alle ore 18 su Lodi Crema TV, canale 111. Devo salutare mio nipote Leonardo, se no ogni volta diceva zio non mi saluti, ti saluto, ciao. Anche se piccolo, ma è un grande tifoso del Milan già, anche Vita ovviamente il mio nipote. Quindi il prossimo appuntamento con Voci di Moda Eventi Cultura sarà giovedì 19 dicembre per l'ultima puntata dell'anno, sempre alle ore 20 su Lombardia TV. Ovviamente ci avviciniamo alle feste, siamo in avvento, quindi ci stiamo avvicinando al Santo Natale, prepariamoci con serenità e sempre con tanti sorrisi, perché lo sapete già, ogni giorno, se non c'è un sorriso, è un giorno perso. Alla prossima, ciao! Voci di moda, battito del cuore senti dentro di te. Voci di moda, voci di moda, voci di moda. Ricordo che rimane nel cuore e che mai se ne andrà. Voci di moda, voci di moda, voci di moda. Le note sincere che riscaldano il cuore. Voci di moda, voci di moda, voci di moda. E quando le canti al pubblico emozioni tu darai. Tu darai, tu darai, tu darai.